Dopo la morte di Salomone, suo figlio Roboamo regnò al suo posto, ma questo fu l'inizio della fine di Israele in quanto nazione unita. Prima della morte di Salomone, uno dei suoi uomini valorosi, Geroboamo, fu avvertito da un profeta che il regno sarebbe stato diviso e che sarebbe diventato il re delle 10 tribù del nord, ma questo non sarebbe successo prima della morte di Salomone. Salomone aveva cercato di preparare il figlio per questo ruolo, ma la storia della sua vita mostra il risultato della sua unione con donne idolatre e il fallimento di una guida genitoriale corretta. Quando Roboamo salì al trono, fu avvicinato dai leader delle varie tribù. Erano venuti a chiedergli se le cose sarebbero migliorate sotto il suo governo. Negli anni finali del regno di Salomone le cose si erano fatte difficili ed egli aveva imposto tasse pesanti. Roboamo disse loro di tornare dopo 3 giorni. Prima consultò uomini più anziani che gli consigliarono di essere gentile con la gente, di alleviare i loro pesi e che lo avrebbero servito per sempre. Non era soddisfatto del consiglio, così chiese ai giovani che gli dissero di trattare severamente il popolo e far loro sapere fin dall'inizio chi comandasse. Lusingato dalla prospettiva di consolidare il potere, fece di questi giovani i suoi consiglieri. Dopo 3 giorni tornarono i capi tribù ed egli rispose che avrebbe aumentato i loro pesi e le tasse. Questo non era il piano di Dio. Non era nella sua volontà che il suo popolo fosse trattato così dal proprio re. Il risultato irreparabile di questa azione fu che le 10 tribù a nord si separarono e formarono un governo sotto Geroboamo e le 2 tribù a sud, Giuda e Beniamino, rimasero sotto il dominio di Roboamo. Appena dopo l'ascensione al trono, la più grande paura di Geroboamo era che il cuore della gente un giorno potesse tornare al re che si trovava a Gerusalemme. Allora c'era solo un tempio a Gerusalemme ed egli voleva rimuovere ogni possibile ragione per cui la gente dovesse recarsi lì e magari rinnovare la propria lealtà verso Roboamo. Così costruì 2 centri di adorazione, uno a nord, qui a Dan, e uno a sud. Le 10 tribù vi potevano adorare senza dover andare a Gerusalemme. Qui, a Tel Dan, proprio dietro di me, c'è il tempio che costruì, con il luogo santo e santissimo. Tel Dan oggi si trova al confine con il moderno Libano ed è un sito archeologico. È stata ritrovata un'iscrizione nella quale si trova la prima menzione di Davide al di fuori della Bibbia. Poi pose nel luogo santissimo 2 vitelli d'oro, ma nel farlo trasgredì il chiaro ordine di Dio nei 10 comandamenti, quello di non farsi scultura alcuna. Cercò di convincere dei Leviti a servire come sacerdoti, ma essi rifiutarono per principio. Così scelse come sacerdoti uomini dai bassi ranghi della società. Il popolo fu incoraggiato a venire per adorare perché Gerusalemme era troppo lontana. Così iniziò il triste declino dell'apostasia del regno delle 10 tribù del nord, che finì in rovina quando furono deportate. Dio non le lasciò senza una testimonianza e mandò loro profeti, tra cui Elia, Eliseo, Osea, Amos e Abdia. Tutti fecero appello al regno del nord. Questa terribile separazione in Israele iniziò con un giovane re che ascoltò il consiglio sbagliato. Invece di ascoltare coloro che erano più anziani e saggi, ascoltò un consiglio che faceva appello all'orgoglio, all'ambizione e al suo ego. Quando ci troviamo in posizioni di potere e influenza, non facciamoci guidare dall'ambizione egoista. Cerchiamo sempre il bene di coloro che stiamo servendo e coltiviamo l'umiltà.